mambo, mambo Italiano. Yeah, hey, my humbo, mambo Italiano. Go, go, Joe, you mixed up a Siciliano. This is so delicious, everybody come capizza. When you mambo Italiano. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Stavo per dire puntuali come sempre, in realtà siamo arrivati con qualche minuto di ritardo, ma siamo qui, Paneamore e Fidelis, per raccontarvi come sempre le vicende dell'Andria, vicende che non fanno molto sorridere in quest'ultimo periodo, anzi direi che le cose non stanno andando affatto bene. L'ultima partita si è chiusa con una sconfitta per 3-1 in casa contro l'ultima in classifica, e già questo la dice lunga sul momentaccio dell'Andria, che ancora non riesce a vincere. C'è stato anche un dopo partita di cui vi parleremo durante questa partita, durante questa trasmissione. Noi vorremmo ancora essere in partita, ma non lo siamo. E lo faremo in compagnia del nostro carissimo amico, già ospite la scorsa settimana, e che ha voluto di nuovo stare qui con noi per presentarci questa gara. Non so come, ma il signor Silenzio Stampa è venuto di nuovo a trovarci. Buonasera. Sì, no, non parla, no, non, continua a non parlare, non vuole dialogare con noi. Noi però lo teniamo qui vicino a noi a rappresentare ancora una volta la decisione della Fidelis Andria di continuare nel suo Silenzio Stampa. Avesse portato bene, insomma, l'avremmo anche capito, ma visto come sono andate le cose domenica, ci rimane ancora di più inspiegabile questo silenzio stampa assoluto decretato dalla società. Fra l'altro abbiamo fatto di tutto per avere un ospite della società, perché ci sono tante cose importanti da raccontare, e invece così non è stato. E allora noi ci siamo rivolti ad un amico che è venuto qui a trovarci, sappiamo già che la sua presenza solleverà un po' di polemiche da parte di chi vede sempre del torbido in quello che si fa. In realtà lo facciamo semplicemente perché avevamo bisogno di un interlocutore di cui parlare, con cui parlare di calcio, ed è venuto a trovarci Giuseppe Chieppa. Buonasera Giuseppe. Buonasera Peppino, ben ritrovato. Ben ritrovato anche a Giuseppe Chieppa, che lo ricordo per chi avesse già dimenticato, è uno dei soci fondatori di questa Fidelis Andria 1928, era uno dei soci che ha portato l'Andria dall'eccellenza alla Lega Pro, adesso Serie C, e chiaramente insomma è una persona con cui possiamo tranquillamente dialogare delle vicende dell'Andria. Non abbiamo nessunissima intenzione di gettare benzina sul fuoco come qualcuno immagina. Del resto lo sappiamo, Giuseppe, io se stasera avessi invitato un allenatore mi avrebbero detto che cosa? Ti avrebbero tacciato di voler fare l'ospite. Di voler fare le scarpe all'Oseto. Avessi invitato un direttore sportivo mi avrebbero detto che magari sto sponsorizzando qualche direttore sportivo. Non stai sponsorizzando, non l'ho accordato. Chiariamo, non è qui per sponsorizzare nuovi soci, è soltanto un amico personale, un tifoso, un amico della Fidelis Andria. Quindi è inutile insomma vedere cose che non esistono, ma vogliamo provare insieme a ragionare su questa Fidelis. Poi naturalmente non c'è Luca Guerra neanche questa settimana perché è impegnato, ma sarà l'ultima perché la prossima volta ci sarà, ma c'è Damiana Sgaramella. Grazie Peppino, un caro saluto a tutti e ben ritrovati. E allora, oltre a Damiana, naturalmente abbiamo un altro ospite, Savio Cellammare, ben arrivato buonasera, nel nostro studio. Buonasera, grazie Peppino, grazie a voi. E Cellammare ci aiuterà a capire dal punto di vista dei tifosi
che cosa succede piccolo parere a questa Fidelis. Intanto partiamo subito e partiamo con il filmato dell'ultima partita, perché ecco, partiamo dai fatti del campo. Allora, Giuseppe, che partita hai visto? Questo 3-1 che ha condannato l'Andria all'ennesima figuraccia delle ultime settimane, almeno da un po' di settimane, diciamo, non c'è più l'Andria che aveva divertito ed era stata un po' sfortunata. Nelle ultime settimane ha divertito un po' meno, ma soprattutto ha collezionato dei risultati pessimi nelle tre partite che si poteva pensare alla portata dell'Andria, cioè Paganese, Regina e Fondi, due in casa. Qualcuno aveva pronosticato già dai 7 ai 9 punti, l'Andria è riuscita a farne solo uno. Allora, che partita hai visto? Sì, una partita dei due volti. Come al solito, il primo quarto d'ora, puntando molto sull'entusiasmo, sulla voglia di rivincita dei ragazzi, la squadra ha macinato gioco e ha creato qualche occasione. Poi, come al solito, gli avversari ci hanno preso le misure, si sono impossessati a metà campo e di lì in poi abbiamo sofferto. L'epilogo del secondo tempo è la logica conseguenza del non condurre una partita. Purtroppo questo è un dato tecnico che si ripete. Probabilmente le prime giornate, come dire, la squadra ha avuto il vantaggio di non essere conosciuta. Oggi è un po' prevedibile e quindi gli avversari ci mettono poco a prendere le contromisure. È per questo che le ultime prestazioni risultano meno performanti delle prime. A proposito di prevedibilità, mi permetto di dire che alla fine del primo tempo, dialogando con Damiana, che ha avuto, diciamo, la possibilità di seguire la partita vicino a me, mi chiedeva Damiana, che sta imparando, diciamo, a leggere le partite di calcio, mi chiedeva dopo lo 0-0 del primo tempo come vedevo la gara, come immaginavo potesse svilupparsi nel secondo tempo, e io ho detto a Damiana che comincio a preoccuparmi, perché quando non si riesce a sviluppare la supremazia territoriale in termini di gol, è evidente che poi alla lunga aumenta l'autostima degli avversari, diminuisce la propria sì. E inevitabilmente si perdono gli equilibri. Mi dispiace essere stato un buon profeta. Andrebbe fatto in effetti sì, sei stato un buon profeta, perché hai anticipato perfettamente, ahimè, ciò che poi è successo in realtà. Ma sai, qualche partita forse l'abbiamo vista in passato. Sì. Luca Guerra non c'è, però anche questa settimana lo abbiamo fatto lavorare. Lavorare, assolutamente sì, ha preparato per noi la nostra consueta copertina. A fronte dei fischi di fine partita meritati quando si offre una prova insufficiente, la convinzione di andare avanti con le stesse pedine, pur con numeri schiaccianti al seguito. La Fidelis Andria, dopo un confronto tra dirigenza, mister, staff e squadra, ha deciso di proseguire sul cammino intrapreso. La spinta motivazionale a tale decisione è stata la compattezza mostrata ancora una volta da tutte le componenti, che ci consentirà di venir fuori da questa delicata situazione. Quattro scarne righe, emesse attraverso un comunicato ufficiale, hanno archiviato nella serata di sabato una delle settimane più complicate dei tempi recenti in casa bianco-azzurra, conclusa con la conferma di mister Valeriano Loseto per mano del presidente Paolo Montemurro. Il KO interno incassato per mano della Racing Fondi è ancora difficile da digerire per la piazza, inutile nasconderlo, il match contro i Pontini aveva tutte le caratteristiche per rappresentare un nuovo inizio in casa del Leone. Al degli Ulivi arrivava un avversario che sin qui fuori casa aveva ottenuto un solo punto, seppur sul complicato campo di Catania, e autore di appena 4 reti nei precedenti 9 turni, dati che avevano determinato l'ultima posizione in classifica alla pari con il Cosenza. Premesse presto cancellate sul campo, dove non le compagni con 3 reti nella prima metà del secondo tempo hanno portato a casa un successo meritato, quello di una squadra compatta su un gruppo, quello bianco-azzurro, apparso per lunghi tratti privo di capo e coda. Quello contro la Racing Fondi è stato il terzo KO in stagione, ma per la prima volta si è avuta la sensazione che l'obiettivo concreto della Fidelis nel campionato 2017-2018 con la rosa attuale non possa andare oltre la salvezza.
salvezza, un'inversione di tendenza rispetto agli auspici societari espressi all'alba della stagione. Al De Ulivi è andata in scena una prova ancora peggiore di quella offerta due settimane prima contro la Paganese, quando lo 0-0 interno contro i campani aveva alimentato i primi sonanti dubbi sulle potenzialità dell'organico. Lo scivolone di Reggio Calabria era stato un indizio, il KO contro la Racing Fondi nella prova. In questo momento l'ultimo posto occupato da Rada e compagni deve far riflettere, perché alla sfortuna spesso sottolineata in avvio di stagione fanno da contraltare dei limiti endemici. L'incapacità di far gol con gli attaccanti, ad esempio, anche contro i pontini, Barisic e Lattanzio hanno sprecato due occasioni di capitale importanza. Così il piatto continua a piangere e le reti arrivano solo su calci da fermo. Il fatto che Curcio, un terzino, condivida con due reti il primato con Scaringella, un esordiente tra i pro nella classifica cannonieri della Fidelis, la dice lunga sulla stitichezza di un reparto che già nella griglia di partenza del campionato lasciava in dote più di qualche dubbio, purtroppo confermato sul campo nei primi 10 turni del girone C di Serie C. Montemurro facci un gol, ha cantato la curva nella fase finale della sfida persa contro la Racing Fondi, quando i boi erano ormai scappati e il 3-1 per gli ospiti consolidato sul tabellone. Per la prima volta in stagione il presidente della Fidelis Andria è entrato nel mirino del tifo di casa, parole che sanciscono strascichi nati in 2 anni e mezzo, fatti di risalite, rinascite, ritorni e negli ultimi tempi di silenzi, non ultimo quello imposto a tutti i tesserati nei confronti della stampa, bocche cucite ormai da 8 giorni, a discapito della possibilità di informare con pienezza di fonti tutti gli interessati al mondo bianco-azzurro. La scelta, ci era stato spiegato, era maturata per permettere alla squadra di preparare con la massima serenità la sfida alla Racing Fondi. Purtroppo ai piani non hanno risposto i risultati. L'unica comunicazione ufficiale si limita così a quelle 4 righe emesse alle 20:45 di sabato sera. Peccato, perché in questo momento ciò di cui sembra aver bisogno l'ambiente di Andria è la chiarezza, quella che il silenzio certo non agevola. Lo sguardo è verso Catanzaro, dove i biancoazzurri sabato troveranno l'ex direttore sportivo Piero Doronzo. Quella in Calabria ha tutte le sembianze dell'ultima chiamata. Puntuale come sempre Luca Guerra nel focalizzare i temi della settimana. Chiedo un veloce intervento a Savio Celamare, ma prima voglio ricordare che si sta giocando una partita del girone C di Serie C, e esattamente Trapani-Catanzaro, la stiamo seguendo. Il Trapani vince 2-0, una partita a cui è fortemente interessata anche la Fidelis, che sarà appunto avversaria del Catanzaro nella prossima giornata. Allora Savio, una tua impressione su questa ultima partita dell'Andria? Un'impressione... Intanto c'è stato il 3-0, quindi pesante il punteggio per il Catanzaro, siamo ancora nel corso del primo tempo, quindi un punteggio piuttosto pesante per la squadra calabrese. Riguardo l'ultima partita, si sono visti sostanzialmente gli stessi errori che abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse partite. Quello che purtroppo si nota è che lo spartito resta sempre lo stesso nel corso della gara, una manovra che alla lunga diventa asfittica, che praticamente non riesce più a scardinare le difese, che diventa prevedibile. Alla fine è una condizione fisica soprattutto che alla lunga, anzi attorno al 70esimo di solito, 75esimo, la benzina di solito cala, e poi non abbiamo cambi, perché detto proprio per bocca anche del mister, del presidente, non abbiamo cambi per via della situazione, infortuni e quant'altro, ma sembra il mister sembra non trovare delle contromisure in base all'avversario, in base anche all'andamento della gara. E oltre alle contromisure penso che qualcosa vada rivisto, ma queste parliamo delle solite cose, sostanzialmente vada rivisto nella fase difensiva, che sì, risulta fortemente deficitaria in una certa fase della gara, insomma, dove la squadra si spinge in avanti alla ricerca di questo benedetto gol o comunque del vantaggio, inevitabilmente rimane scoperta. Il solito gol in contropiede. Chiaramente, insomma, le tue sono state considerazioni di natura tecnica, e il tecnico è stato fortemente messo in discussione alla fine, certo, della partita. Inevitabile, insomma, dopo
10 giornate, 9 partite, perché ricordiamo Lande ha giocato 9 partite, 6 pareggi e 3 sconfitte. È inevitabile che vada in discussione anche l'operato del tecnico. Alla fine della partita sembrava che lo Seto stesse per mollare, ha avuto anche un colloquio con gli stessi tifosi e sembrava anche lui intenzionato a dare le dimissioni. Poi è arrivato questo comunicato. Non mi sembra la maniera migliore per dare forza ad una scelta. Ecco, lì il silenzio stampa della Fidelis ha mostrato tutti i suoi limiti, perché se davvero si vuole sostenere un tecnico lo si fa facendo mettere la faccia o a un dirigente o ad un giocatore, visto che pare che la scelta sia stata soprattutto della squadra, che ha voluto a tutti i costi confermare l'allenatore. Quindi sarebbe stato bello che a spiegare questa cosa fosse proprio uno della squadra. Affidare il tutto a 3 righe di un comunicato stampa non mi sembra la maniera migliore per comunicare questo modo di dare forza al tecnico. Damiana, tu hai qualche domanda al una riguardo? Domanda, sì, proprio per te Peppino. La prima domanda è da parte di Giuseppe, che proprio in merito al tecnico della Fidelis chiede: secondo te sarebbe meglio mandar via lo Seto subito o aspettare ancora altro tempo? Chiaramente, insomma, portare avanti questa soluzione così come sta facendo la Fidelis non mi sembra molto produttiva. Io ritengo che se si vuole confermare l'allenatore, qualche altra soluzione bisogna trovarla, perché comunque va data un senso di cambiamento ad una situazione che si sta incancrenendo. In questi casi 90 volte su 100 si sceglie di cambiare l'allenatore. Non si vuole cambiare l'allenatore, bisogna cambiare qualcos'altro. Io ho già detto la mia nella scorsa puntata, e cioè quantomeno bisogna dargli qualche carta in più da giocare, perché queste carte evidentemente non sono sufficienti per cambiare il corso delle gare. Quindi o l'una o l'altra, o si cambia allenatore oppure si ricorre al mercato anche degli svincolati per dare qualche pedina in più, soprattutto in attacco, a mio parere, per dare forza alla squadra. Giuseppe, il tuo parere? Sull'allenatore? Sulla situazione. Allora, io credo che la società abbia il diritto di scegliere alla fine se mantenere o meno lo staff tecnico. Come si è arrivata a questa scelta è sicuramente opinabile. Nel momento in cui hai la piazza che ti chiede con forza e insistenza un cambio di rotta attraverso il cambio della guida tecnica, la scelta di mantenere la fiducia nella persona di Lo Seto andava spiegata in prima persona da chi ha l'onere di prendere tale decisione, secondo me. Anche alla luce di chi è Valeriano Lo Seto, cioè all'inizio di questa stagione è stata fatta una scelta coraggiosa, perché va dato merito al Presidente di aver fatto una scelta coraggiosa, e cioè di provare a far crescere quelle che erano le risorse interne alla società. In termini, dovendo fare una valutazione generale, poteva essere una scelta corretta, perché è anche giusto, come dire, all'interno dei propri collaboratori dare la possibilità a tutti di dimostrare le proprie capacità. È chiaro che era una grandissima scommessa. Dopo 9 giornate giocate, dopo 10 giornate di campionato, possiamo tranquillamente dire che questa scommessa è persa. Ti interrompo un attimo, Giuseppe, perché facciamoci aiutare anche dalla storia recente. Proprio il primo anno della vostra gestione, voi vi siete trovati anche prima in una situazione analoga. Cioè, dopo 4 giornate, se non ricordo male, sì, avete fatto una scelta drastica. C'era un tecnico, Onofrio Fino, che dopo 4 giornate è stato messo subito in discussione. Avevate colto l'inadeguatezza
per la categoria, esatto, di quel tecnico, immediatamente fu contattato e preso un allenatore molto bravo ed esperto, uno che ha vinto tanti campionati e adesso sta facendo molto bene anche in Serie D, come Nicola Ragno, e la scelta si è rivelata vincente. È vero, erano altre le ambizioni, altre le situazioni, però anche in quel caso voi avevate fatto in partenza una scelta azzardata, dando la panchina dell'Andria a un allenatore che non aveva un curriculum consolidato. E quindi però non avete esitato. Come mai in quel caso siete arrivati immediatamente ad una soluzione drastica? Perché era chiara l'inadeguatezza del tecnico rispetto alla piazza di Andria. E a quel punto uno prende coscienza e cambia. Bisogna avere l'umiltà di dire abbiamo sbagliato. Ecco, io non so se oggi la ferrea volontà di dar fiducia al mister sia questo, cioè se non ci sia la volontà di dire ok, ho sbagliato, o se ci sia una motivazione probabilmente anche giusta che noi non riusciamo a cogliere, ma se nessuno ce la spiega di sicuro non sapremo in grado di coglierla. Torniamo sempre al discorso questo iniziale, è certo, perché cioè, tutte le scelte possono essere anche giuste, certo, se motivate e spiegate, ecco perché, specialmente una piazza come Andria, ecco perché io credo, perché è ancora più assurdo il silenzio stampa in un momento del genere. Non è assolutamente condivisibile. Ci fossero state delle situazioni che in qualche modo potevano ricondurre ad una situazione di contrasto, di frizione con l'ambiente, e allora poteva in qualche modo essere giustificato. Ma tirar fuori questo silenzio stampa in un momento in cui ci sono tante cose da spiegare, veramente è assolutamente illogico. Sì. E non so se è una decisione presa solamente da Paolo Montemuro o qualcuno gliel'ha suggerita. Certo è che è una soluzione assolutamente, ma se posso finire l'analisi, sì prego. No, anche perché la rosa messa poi a disposizione del mister non era una rosa tale, come dire, da supplire a quel periodo che ogni nuovo allenatore deve avere rispetto alla categoria. Cioè mancano anche dei punti di riferimento, uno spogliatoio di persone che hanno tanti anni di esperienza nella categoria, sono tutti giocatori che hanno militato in squadre che negli ultimi anni hanno avuto risultati modestissimi. Sì, ma quindi, no, non è che in più, ci sono giocatori che esperienza non ne hanno, ma ce ne sono alcuni che hanno esperienza, anzi, Marcello Quinzi, rispetto al Racing Fondi, faccio per dire, la squadra dell'Andria era molto più... ma anche della stessa Regina, che è una delle rose più giovani di questo, di questo girone. Ma sono tutti giocatori abituati a non confrontarsi con questo tipo di situazione, perché ogni calciatore poi vive allo spogliatoio in un modo. Certo. Questa stagione ad Andria è una stagione particolare, era la stagione in cui si provava, come dire, con le proprie forze, con poche risorse, ad ottenere un risultato. A costruire un bel percorso. Un bel calcio. E quindi probabilmente andavano scelti anche giocatori in grado di spostare questa progettualità. Perché poi non sempre per tocca del presidente sono stati scelti i giocatori anche di concerto, se mi permettete. Poi in campo è un'altra storia. Risalgo anche a quelle affermazioni fatte nelle prime giornate di campionato, e che secondo la dirigenza questa era comunque una squadra che attrezzata in qualche modo poteva essere considerata anche migliore di quella dell'anno scorso. Adesso delle due l'una: o la squadra è migliore e quindi c'è qualcuno che è responsabile del mancato rendimento, o non è migliore e va integrata. Ecco le mie soluzioni delle due l'una. Quindi non è che si può uscire molto al di fuori, Pepino, di queste... Io credo che numericamente andava integrata già. Ricorrere al mercato degli svincolati per prendere giocatori che hanno bisogno di, entrare in condizioni, di mesi, si rischierebbe, chiedo scusa, Nadarvic, un'altra operazione Nadarvic, un giocatore che magari deve entrare in condizione, se non sta lì tra gli svincolati, a meno che non abbia pretese economiche di quelle. Sono fondamentalmente d'accordo e normalmente io sono contrario a ricorrere agli svincolati, ma questa è una situazione particolare. C'è un'urgenza, l'Andia a mio parere difficilmente può ancora
resistere fino a gennaio con una linea offensiva che produce così poco in termini realizzativi. Per cui è chiaro che vanno valutate tante cose, compresa la questione economica, per carità. Ma... Però noi stiamo facendo una valutazione tecnica in questo momento. A mio parere, ricorrere al mercato dei divincolati per un attaccante di peso da mettere lì davanti, magari anche in precarie condizioni fisiche, ma che diventi un punto di riferimento al centro dell'attacco, cosa che all'Andria manca, perché anche domenica nel primo tempo sono letteralmente piovuti cross al centro dell'area, ma mai nessuno che è diventato efficace, per non parlare poi della mega produzione di calci d'angolo, 12 calci d'angolo senza mai essere pericolosi. Quindi secondo me un centravanti, ma centravanti per usare la terminologia diciamo a noi cara, non quelle moderne, sì, di attaccante, di punta, e centravanti classico, magari anche forte diciamo nel gioco aereo, sarebbe un giocatore che in questa squadra servirebbe come il pane. Un'ultima osservazione e poi andiamo in pubblicità. Perché probabilmente, diciamo, rispetto alle considerazioni fatte dalla proprietà sul ruolo che la squadra poteva avere durante il campionato, è vero probabilmente che gli 11 titolari, certo, se la possono giocare con tutti e ottenere una salvezza dignitosa. Il problema non è l'11 titolare, il problema è la rosa. La rosa. Anche è perché è una rosa corta e non dà alternative. È chiaro, non è stato neanche fortunato da questo punto di vista. Non sia soltanto corta, sia anche sfornita. Allora, noi siamo andati a giocare a Catania in una situazione precaria, con la grinta e l'organizzazione tattica, perché in quella partita Valeriano Loseto ha cambiato lo spartito, certo, è andato con un 4-5-1, sì, pur non avendo gli uomini, abbiamo fatto una dignitosa partita. Successivamente, o prima, tutto ciò non c'è stato, ma perché non abbiamo gli uomini per farlo. Certo. Sono d'accordo, vi devo ad adattare i giocatori che abbiamo, ma vi devo abbiamo purtroppo interrompere, anche se vedo che la discussione è molto coerente. Vedo che è finito il primo tempo a Trapani, mi pare che il risultato sia sempre di 3-0, che non sia cambiato, quindi insieme all'intervallo per la partita di Trapani chiamiamo anche il nostro intervallo e quindi... Assolutamente sì, pubblicità. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Di nuovo in studio e cedo subito la parola a Damiana Sgaramella, che ha bisogno di dirci qualcosa di molto importante. Molto molto importante. Ringraziamo l'Open Light Café che ci invita ad assaporare il pastrotto. Il pastrotto è la rivisitazione moderna e originale del bocconotto, antica ricetta pugliese. La tradizione vuole che lo si riempia di crema pasticcera, magari accompagnata da amarene o da marmellate di frutta. Il pastrotto si presenta con un caldo colore bruno, a volte glassato con zucchero a velo o deliziose creme di cioccolato, di pistacchio o con tocchi di prelibate confetture. Damiana, se vuoi possiamo chiedere un parere sul pastrotto a Michele Marmo. Perché che ho sta visto dietro le telecamere anche e sta gradito mangiando in continuazione pastrotti. Quindi lui sicuramente ci saprà potrà dare giudizi tecnico preciso. Perfetto. Preciso. Vai. Benissimo. Andiamo. Ricordiamo con che sponso è fragrante e friabile, ha un cuore morbidissimo di crema, di frutta, di yogurt, di Nutella o di ricotta. E naturalmente il pastrotto di Andria è unico, preparato giornalmente presso l'Open Light Caffè di Andria in via Bicelli, angolo via Mozart. Peppino, consentimi di ringraziare anche gli altri sponsor, che è il Centro Revisioni Officina Meccanica Campanelli, Centro Revisioni Auto, Autocarri, Motocicli, Ciclomotori, Tricicli e Quad. Centro Revisioni Officina Meccanica Campanelli è in via Martiri di Piazza Fontana numero 10, nella prima traversa di via Ospedaletto ad Andria. E naturalmente ringraziamo lo sponsor Givova, lo store Givova è
ovviamente presente nella galleria commerciale mongolfiera di Andria. All'interno del punto vendita è possibile trovare tutti gli articoli e gadget ufficiali originali a marchio Fidelis e tutti i nuovi kit calcio. Inoltre è possibile acquistare i completi ufficiali della Fidelis Andria con taglie per adulti e per bambini. Givova che ci fornisce anche la maglia far firmare i nostri ospiti, però, ma che noi da un paio di settimane non riusciamo a far firmare. Però l'abbiamo consegnato al nostro amico Silenzio Stampa, che è un po' arrabbiato perché da quando gli abbiamo messo il cerotto sulla bocca non può partecipare a queste insomma prelibatezze che ci offre Open Light. Ma in questa seconda parte della trasmissione noi abbiamo un sacco di amici da casa che ci hanno presentato delle domande. Cominciamo. Allora, intanto, caro Peppino, qui pongono a te le domande, anche perché Silenzio Stampa non può rispondere, quindi ovviamente se la persona... Sì, vediamo se rispondo io, se Giuseppe magari mi può dare una mano nelle risposte. Allora, la prima domanda che ci pone Francesco da Andrea. Per la situazione che si è creata, società impotente economicamente e rosa molto limitata, pur volendo, ci sarebbe secondo te qualche allenatore che accetti di venire ad allenare ad Andrea? Sul discorso dell'impotente economicamente, insomma, noi non abbiamo riscontri attuali. Probabilmente ci fosse stata una società, avrebbe anche avuto da ridire su questo. Su questa affermazione, noi siamo sempre ai fatti. I fatti dicono che insomma, anche l'ultima tranche di stipendi è stata pagata. Poi, se ci sono altre problematiche, sì, noi avremmo avuto piacere di affrontarle con la società, che in questo momento non c'è. Sul fatto che della disponibilità di altri allenatori la lista potrebbe essere lunghissima, stai tranquilla che pure di ritornare in gioco ci sono allenatori che si accontentano di poco. A chi pensi di attribuire, se ci sono delle responsabilità e delle colpe in questo momento delicato, Nicolò e Riccardo da Andrea? Lo chiedo a Giuseppe Chieppa, così evito di fare un monologo. No, come sempre in situazioni difficili le colpe non possono mai essere addossate ad un'unica componente. C'è sicuramente un concorso di colpe tra le varie anime che compongono una società. Abbiamo analizzato l'aspetto tecnico e abbiamo evidenziato quali possono essere i limiti della Rosa e probabilmente anche di chi dirige la Rosa dal punto di vista tecnico. Probabilmente in questo momento c'è anche un aspetto di debolezza della società. Non so se economicamente, non ho il potere di saperlo, sicuramente della gestione, questo appare la palissiana. Io da un po' di tempo che a chi mi chiede un parere sull'Andria ripeto che sono preoccupato per lo scollamento soprattutto che noto tra la componente societaria e la città. Questa cosa nasce non da oggi, ma nasce già dall'anno scorso, nasce dal girone di ritorno l'anno scorso, vissuto malissimo dai tifosi. È pur vero che noi abbiamo avuto un campionato tranquillo, abbiamo avuto una salvezza tranquilla, ma quel girone di ritorno, quelle partite casalinghe ha lasciato il segno e siamo ripartiti col piede sbagliato. Probabilmente non c'è stata la volontà di ricucire o la capacità di ricucire il dialogo con la piazza. Anche la scelta di far allenare la squadra a Bari io la trovo aberrante. Però qualcuno dice siamo obbligati perché ad Andria campi di allenamento non ce ne sono. Il degli Ulivi è in grado di reggere gli allenamenti della prima squadra e la partita la domenica, ogni due settimane. Il manto erboso è vero che in passato abbiamo avuto delle difficoltà, oggi si è ripreso. Un piccolo sacrificio si può fare. Nessuno ci chiede il tavolo da biliardo. O magari alternare qualche giorno ad Andria. Certo. Ma come dire, riportare la squadra in città, riportare il contatto con i tifosi, dare possibilità a tutti di assistere, anche gli addetti ai lavori, di assistere agli allenamenti, può essere un fattore che riavvicina il pubblico. Ma a parte questo, perché lo scolamento? Allora, io voglio fare una premessa. Io credo che Andria debba prima di tutto ricordarsi di ringraziare Paolo Montemurro, perché questa è una città dove la sua classe imprenditoriale non è stata in grado di esprimere delle potenzialità in grado di mantenere la squadra in Lega Pro Prima e Serie C oggi. Quindi noi dobbiamo essere riconoscenti per quello che è stato fatto.
Oggi però la stessa proprietà, secondo il mio modestissimo parere, e parlo esclusivamente a titolo personale, sta inanellando una serie di errori che ci stanno portando verso situazioni già vissute in passato. Il campo ha iniziato a dare i propri risultati, temo anche fuori dal campo ci si stiano ripristinando le stesse dinamiche. Io voglio spiegare meglio. Il presidente, io mi permetto di riportare una cosa che lui ho sempre detto, ho sempre cercato di spiegare a Paolo che una società di calcio non può essere gestita come una società normale, come le sue aziende. Una società di calcio è una società umorale, dove se è vero che alla componente tifosi, addetti ai lavori, uno non deve cedere il potere decisionale perché è giusto che rimanga in sino la società, è anche giusto tenerne debitamente conto, perché in una stagione vincente, e per vincente intendo anche una salvezza tranquilla, capiamoci, è importante ascoltare tutti, anche perché, Peppino, diciamo, te lo dico avendo vissuto il doppio ruolo, l'unico parere disinteressato che un presidente può ricevere è quello dei tifosi, che non hanno nulla da speculare sulla squadra, se non il risultato sportivo. Certo. Soprattutto in una piazza come Andria, dove c'è una tifoseria che di calcio ne capisce, e ne capisce tanto, ma tantissimo. Quando il suggerimento ti arriva dal tifoso storico, io, come dire, noi in passato siamo stati molto attenti a recepirlo. Spesso li abbiamo anticipati perché proveniamo noi, certo, da quell'ambiente, ma siamo stati attenti a recepirli perché se te lo dicono loro probabilmente è la scelta corretta. Nessuno ti sta imponendo scelte per un secondo fine. Questa mancanza di capacità di adattamento agli umori della città e una certa rigidità ha provocato questo scontro. Sì. Poi probabilmente, adesso per non nasconderci dietro un dito, io mi rifaccio le parole del presidente alla conferenza stampa di presentazione al Crystal Palace. Il presidente disse una cosa precisa, non fece promesse, però fece un'analisi e disse: mantenere la squadra in Lega Pro per 3 anni senza fare il salto di qualità diventa antieconomico. Ora io parto da questo presupposto. Quindi, la domanda che io mi faccio è: cosa succederà al termine del terzo anno? Partendo da quello che era la sua considerazione. Certo. Sia chiaro, Peppino, legittima, ripeto, certo, perché noi dobbiamo solo ringraziare chi è venuto dall'esterno, ha spostato il progetto Fidelis e ha contribuito economicamente, con gli sforzi, mettendo in discussione la propria famiglia, perché non ci dimentichiamo anche questo aspetto importante, ci ha dato una mano. Quindi, fermo restando i meriti acquisiti in questi, certo, anni, ho capito quello oggi, che tu vuoi oggi, dire, oggi il progetto essere, triennale, esatto, si sta concludendo. Non quindi vorrei, se c'è la volontà, come dire, di ripensare il proprio impegno, ed è, ripeto, legittimo, proviamo a discuterne. Proviamo a discutere. Magari città, anticipando i tempi per evitare di ritrovarci con la patata bollente, certo, quando non sarà più possibile trovare una soluzione. Certo, certo, questo è importante, è una riflessione che io condivido e credo che sia condivisibile anche da parte della società, quindi un tavolo di lavoro, diciamo, più o meno immediato per capire dove si può andare, esatto, il prossimo anno, credo che faccia comodo, certo, a tutti, a chi detiene attualmente, diciamo, le quote di maggioranza della società e a chi eventualmente può trovare altre soluzioni per collaborare o per integrare o per sostituire chi è attualmente alla guida. Si tratta di progettazione, né più né meno, insomma, per non arrivare, ecco, con l'acqua alla gola. Mi sembra anche dire, una osservazione più che pertinente. Anche appunto dire che il progetto a 3 anni, come, ha bisogno anche di un rinforzo. Certo, di nuova linfa, certo. Penso sia una cosa, non c'è nulla di male, ma a questa cosa è una cosa appunto che va avanti da... Purché la nuova linfa venga, come dire, da componenti sane, perché poi dopo il rischio in queste situazioni è quello che nel momento del bisogno uno si aggrappi un po'. Si aggrappi appunto a soluzioni così... Bene, cerchiamo di essere... Sì, entriamo nella... Siamo stati giustamente un po' lunghi su questa risposta perché era bene, così, diciamo, articolarla nei suoi dettagli. E sul piano triennale Montemuriano, che i nostri cari telespettatori si sono soffermati, da premettere che in questo momento attraverso il nostro numero WhatsApp 3460356314 stanno piovendo delle considerazioni e proprio in virtù di ciò che ha detto Chieppa riguardo il piano Montemuriano Serie B in 3 anni, no, si chiedono
tanto decantato dal presidente. Sì, anche lì è stato un po' estorto. Vogliamo fare chiarezza. Crystal Palace è stato un po' estorto. Credo che sia una cosa che abbiamo chiarito tantissime volte, ma che ci toccherà chiarire almeno altre decine di volte. Credo insomma che ci sia. La confusione nasce da quello che dicevo, perché se uno dice che in tre anni diventa antieconomico mantenere la Lega Pro, significa che uno prova nei tre anni a fare il salto di categoria. Ma non è una promessa. Assolutamente. Allora. Un altro aspetto su cui puntano i nostri tifosi è la mancanza del direttore sportivo. Sia Nico, Giuseppe e Gianfranco, attraverso la nostra pagina Facebook, chiedono se il progetto che Montemurro ha messo in atto può aver subito delle influenze negative in questo senso, proprio a causa di una squadra senza allenatore, ma non ci risulta che non ci sia un allenatore, direttore sportivo e anche sponsor. Sulla questione di direttore sportivo io ho già risposto la scorsa settimana. Ho già chiarito qual è il mio pensiero. Giuseppe, il tuo velocemente? Sì, io spero che insomma, rispetto alla figura del direttore sportivo non si intraprenda lo stesso percorso scelto per l'allenatore, cioè magari quello di valorizzare delle risorse già presenti all'interno della società e alla prima esperienza. Oggi probabilmente per quella che è la situazione di urgenza che abbiamo descritto all'inizio della trasmissione, probabilmente se una figura dovesse arrivare sarà una figura pronta ad arginare quella che è l'urgenza. Ti interrompo, sì, Damiana, perché dobbiamo assolutamente mandare le pagelle che tu hai preparato. Certo. Quindi chiamiamo il servizio di Damiana sui ci piace e non ci piace. Pensare che la rotta, prima o poi, debba cambiare. Ci piace. Stesso leitmotiv di una settimana fa, perché con una squadra che non muta rendimento e conferma antichi vizi, la diagnosi non può che restare immutata. Attaccanti sterili, centrocampo a tratti disunito e difesa che stenta a mantenere l'imbattibilità, incassando addirittura 3 reti in 20 minuti da un avversario a segno appena 4 volte nelle prime 9 partite di campionato. La regressione della Fidelis non ci piace, anche dal punto di vista del gioco espresso. Se in avvio di campionato ci si poteva accontentare più agevolmente di una squadra dotata di capo e coda, che lasciava per strada punti preziosi, ma riusciva comunque a portare in cascina un pareggio, oggi del team bianco-azzurro visto un mese fa, sono rimaste in dote le carenze e una manovra lenta quanto prevedibile, alla quale sommare l'elevata somma di ripartenze incassate, come la prima e la terza rete del Racing Fondi hanno confermato. Via logica verso l'ultimo posto in classifica. La conferma dell'allenatore Valeriano Loseto è maturata in coda a un summit concluso in serata al degli Ulivi. Basterà la rinnovata fiducia per il cambio di rotta? Sperare che almeno la sorte inizi a rivolgere lo sguardo verso la compagine andriese ci piace. Anche contro la Racing Fondi un legno si è frapposto tra la rete e la Fidelis, come avvenuto in occasione del tentativo aereo di Barisic sul punteggio di 1-3. Flebile speranza in un mare di incertezze. L'atteggiamento distratto non ci piace, visto in alcuni dei biancoazzurri durante il match contro la Racing Fondi. L'errata marcatura di Curcio su Lazzari in occasione dello 0-2, la palla persa da Quinto in avvio dell'1-3 e la clamorosa rete sbagliata di Barisic sul punteggio di 0-0. Sintomi di svagatezza pericolosi che possono indirizzare negativamente una stagione. Intanto Peppino, qui ci chiedono anche se c'è qualche novità su nuovi ingressi in società. Si parla di Cerignolani pronti. Allora, a questo proposito ho provato anch'io un po' a sentire qualcuno della società in un momento di silenzio stampa in cui non parla nessuno, però nessuno si sbottona. È apparso anche evidente domenica scorsa dalla presenza di alcuni possibili soci che ci sono delle possibilità di ingressi in società appunto da parte
di alcuni soci provenienti da Cerignola. Al momento non c'è nulla di ufficiale, certo. Non c'è nulla di scritto, però si sa che probabilmente, con ogni probabilità, nei prossimi giorni questi nuovi soci entreranno a far parte in maniera ufficiale della Fidelisandia, perché i contatti sono già ben avviati, non fosse altro che queste persone si sono anche palesate nelle ultime settimane allo stadio, altrimenti non li avremmo visti. Quindi pare. Anche in un certo senso anche confermato il presidente quando sì, è stato però in studio adesso che... diciamo che sono anche abbastanza identificabili, quindi prima si parlava di soci in senso generale, adesso si parlava di una sponsorizzazione, sì. Aveva detto stiamo vedendo una forma di sponsorizzazione, dovrebbero entrare dei nuovi soci che dovrebbero acquisire attorno al 30% della holding Montemurro. Benissimo. Altra domanda da parte di Giovanni, inoltre riguardo ovviamente i fischi della curva a Montemurro. Siete d'accordo su quello che è accaduto? Giuseppe, a te. Oneri ed onori. Le scelte quest'anno fanno tutte capo al Presidente. E finché, tra virgolette, la contestazione si manifesta attraverso fischi o qualche corriere ironico, ci sta. Ci sta. Nessuno si può sentire offeso, nessuno deve fare... una guerra di religione, non è un'offesa di lesa maestà. Il tifoso fa il tifoso. Ripeto, sinché restiamo nell'alveo dei fischi, del coro ironico, è il calcio, ragazzi. Chi decide di guidare una società di calcio sa che questo fa magari, parte del gioco. Ecco, se si evitassero le offese personali... Sono d'accordo. Sarebbe più giustificata anche la contestazione. Infatti, perché ripeto, finché le esagerazioni... Però la curva nord non ha offese. No, non parlo di la curva nord, assolutamente. Il tifo organizzato ha ironizzato sulla figura di Dio. E questo va benissimo. Se poi qualcuno scende in offese personale, ne risponderà in prima persona, chiaramente. Certo, ecco, siamo d'accordo su tutte le... di tutti i tipi di contestazione, tranne quelli che vanno oltre l'aspetto verbale e quelli che trascendono anche sul piano delle offese, perché le offese personali e sulla famiglia sono sempre sbagliate. Peppino, è proprio sulla gestione di Paolo Montemurro della Fidelis. Giovanni D'Andrea chiede a te cosa ne pensi. Ma io credo che Giuseppe Chiepa sia stato esaustivo a questo proposito, mi ripeterei, perché effettivamente lui ha fotografato benissimo, diciamo, questa gestione quasi triennale, perché il terzo anno è ancora in corso d'opera, quindi ecco, eviterei di prolungarmi, ma sposo in pieno l'analisi fatta da certo. Giuseppe Chiepa. Assolutamente. Allora, un'altra domanda è riservata alla partita che ci possiamo aspettare dal Catanzaro. Ecco, questo siamo diciamo, orientati verso il futuro sì, adesso. Anche perché anche questa volta avevamo preoccupazioni sulla mancanza dell'ospite, ma siamo praticamente quasi in chiusura e non ce ne siamo neanche accorti. Allora, facciamo una considerazione sulla prossima gara. L'Andria affronta il Catanzaro che, lo ripeto, sta giocando a Trapani e sta sempre perdendo per 3-0. Tra l'altro, insomma, uno dei gol l'ha fatto Reginaldo, a proposito di attaccanti che sanno sempre come si fa gol. Giuseppe, Catanzaro-Andria è un altro crocevia, ma insomma lo diciamo ormai da diverse settimane, però questa volta penso che l'Andria veramente ha poche opzioni. Deve assolutamente venire fuori con nessuno. Un risultato positivo, no, perché altrimenti positivo. La situazione sarebbe può precipitare. Sono quelle partite difficili da giocare, ma dove paradossalmente possono segnare una svolta positiva, laddove a quelle che sono le carenze tecniche si può supplire con lo spogliatoio. Cioè, se la squadra, se è vero che la squadra ha blindato l'allenatore, lo può dimostrare in campo sabato prossimo. Non so se sarà sufficiente, noi ci auguriamo sempre di sì, noi ci auguriamo sempre il meglio per la Fidelis, lo vedremo. Non so con che serenità il mister affronterà la settimana, perché
adesso, al di là, come dire, delle nostre analisi tecniche, lascio il tempo che trovano, noi non siamo, cioè, noi certo, parliamo da tifosi chiaramente. Rimane una, cioè, possiamo però valutare, e penso anche con competenza, quello che è l'aspetto ambientale. Un allenatore che a fronte ai tifosi annuncia le proprie dimissioni, dopo 10 minuti scarsi viene confermato dal presidente, sa che ha la piazza contro. Io non so con che serenità possa lavorare questa settimana e cosa possa trasmettere ai ragazzi. Mi auguro che si cimenti l'ambiente e giunga un risultato positivo. È vero quello che tu dici, ma sappiamo benissimo che nel calcio la medicina per tutti i problemi si chiama risultato positivo. E un risultato positivo a Catanzaro ribalterebbe le situazioni ambientali. Non posso risentire. Io credo che la frattura che si sia creata sabato scorso vada al di là di quelli che sono gli aspetti, i risultati sul campo, perché Andrea ha tanti pregi, alcuni difetti, cioè quelli, come dire, di una volta scelto una strada e preso una decisione, di essere fermi su quelle decisioni. Sì, però i risultati fanno tanto. Sì, quindi, è chiaro, però non ci sarà comunque più l'armonia. Certo, non ci sarà, è chiaro che non ci sarà più la possibilità di sbagliare. E alla lunga questa cosa. Con la fragilità che vi parlavamo prima. Salve, una tua ultima osservazione, perché mi fanno cenno dalla regia che siamo davvero in chiusura. Damiana, mi dispiace perché so che ci saranno tantissime, infatti chiediamo scusa, ovviamente cercheremo di dare una risposta alle prossime domande. Vabbè, te ne concedo un'altra, tanto possiamo sforare di qualche minuto, dai. Allora, andiamo avanti velocissimamente. Tra le motivazioni per cui noi perdiamo, perché perde la fede Lisandro? Questa è una domanda che ci pongono in tanti. È una domanda o un'implorazione? Non ho nemmeno finito la birra per poter avere l'alibi. È un'implorazione. Quali sono le motivazioni? Perché tutti qui ce lo richiedono. Perde per le tante cose che abbiamo detto nel corso di questa puntata, perde perché è una squadra che, se non può schierare gli 11 migliori, va in sofferenza, perché è una squadra che sta perdendo un po' i suoi equilibri, perché è una squadra che non sa fare gol, e quando non si fa gol vincere è impossibile, quindi consideriamo che gli ultimi 2 gol fatti nelle ultime 6 partite sono stati un gol in mischia di Scaringella e un calcio di punizione di Curcio su azione manovrata, sono, insomma, è da un bel po' che non vediamo, infatti, un gol. Quindi è bene considerare tutti questi fattori, oltre a quelli extra calcistici, ma noi ci soffermiamo su quelli solo tecnici. Su questi. E allora, l'ultima considerazione da parte di Savio Cellamare, poi possiamo congedare i nostri amici. Certo. Peppino, permettimi, al netto adesso di tutte le considerazioni, io credo che, se vogliamo analizzare sul piano tattico la prossima partita, io credo che sia necessario non prendere gol prima di tutto. Uscire indenne. Perché adesso? Uscire indenne. Piuttosto che farli. Piuttosto che farli, perché si è notata comunque una certa fragilità, insomma, in diverse situazioni di gioco. E dico, a questo punto, prima non prenderle, perché fa morale anche non prenderle. Soprattutto un campo difficile come Catanzaro, che stasera le sta prendendo comunque. E io continuo a sostenere invece che il problema è il contrario, quello che bisogna fare gol, perché se si fa gol la situazione adesso psicologica cambia completamente. Mi stanno scrivendo una parola, scusate, chiudere, forse si rivolgono. Però vogliamo ricordare ovviamente la maglia che è offerta dallo sponsor Givova, messa all'asta, e il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione Onda d'Urto di Andrea. Questo è importante. Naturalmente speriamo di completare la raccolta firme sulla maglia, perché se il silenzio stampa dovesse proseguire, ma mi auguro proprio che abbiano capito che è una cosa inutile, probabilmente, insomma, riusciremo anche a far firmare la maglia. Dimmi, Giuseppe. No, tu veramente hai deciso che dalla regia mi diamo sì, dopo quello, sì, dopo quello che ci ha scritto la regia, vorrei sparare ancora di più. Una battuta finale, è solo una battuta finale. Hai collezionato molte X sulla maglia? Invece delle firme?
6 su 9. Okay. 6 su 9. Bene, e allora è proprio tutto. Vi ricordo che la prossima volta ci sarà anche Luca Guerra, che mi ha fatto fare gli straordinari in queste due puntate. Io ho una certa età, non è che posso sforzarmi più di tanto, quindi torna Luca perché abbiamo bisogno anche di te. Io non posso far altro che ringraziare di cuore Savio Cellamare, che vi devo dire, ringrazio Giuseppe Chieppa, che non è stato così terribile come qualcuno temeva, insomma, ma credo che veramente sia stato molto molto prezioso nell'analizzare il momento dell'Andia. E devo chiudere inevitabilmente con i ringraziamenti a Damiana, che sta diventando veramente una compagna di viaggio affidabilissima. Grazie a te Peppino e grazie a voi per averci seguito. Buonasera, mi raccomando, lunedì prossimo sempre alle 21, sempre sul canale 17 di Telesveva, ma anche in streaming. Buonasera a tutti. Mambo, Italia.